Ed eccoci qua, buongiorno a tutti amiche mie, qui dalla cucina rossa, no arancione, perché siamo arancioni di Francuzza. Oggi facciamo un bel cheesecake al limone, visto che le giornate sono stupende e ci serve qualcosa di bello fresco che ci fa ricordare un po' l'estate, va bene? Facciamo un bel cheesecake al limone, quindi mi servono. Ho preso 200 grammi di biscotti e me li vado a frullare. Vado a mettere. Riesco a frullarli tutti, ci rimaniamo un po' giù, vediamo. Aspetta che li ho messi a coppia. Vado a mettere tutti, così facciamo tutta l'infornata, diciamo qua l'infornata, e andiamo a frullare, vai. Aspetta che mi rimasto il nabbio qui, ecco. Vediamo. Sì, ci siamo, vai. Ecco, quindi adesso ci vado a mettere 100 grammi di burro. Io ho già sciolto, eh. Ecco qua. Mescoliamo. Oggi ho cambiato postazione, perché qua siamo un pochino più larghi perché devo fare il cheesecake, mi serve spazio. Mescoliamo bene bene e quindi io ho già preparato la teglia 25 centimetri di diametro, anche se voi l'avete di 27-28 non fa niente. Ecco qua, amalgamiamo tutto bene, vedete? Il biscotto, quindi io ho già messo la carta forno e me la vado a stendere qui dentro. Ma quanto siete brave? Ma quanto siete brave, dico io. Se mi fate vedere tutto quello che faccio, brave. Vi devo fare i complimenti, vi devo fare i complimenti perché siete tutte brave. Vi fate vedere le vostre bellissime creazioni che vi insegno io. Io vi ringrazio che mi seguite, perché siete in tanti che mi seguite. E grazie a voi che in questo periodo anche mi date la carica, perché io già ce l'ho, però sapete, certe volte andiamo anche noi un po' giù, eh? Perché veramente non se ne può più. Ecco qua. Così facciamo la base di sotto del biscotto. E questo me lo vado a mettere adesso, finché non facciamo l'impasto nel frigo. Così si rassetta e si. E si rassoda un poco, vedete? Eccolo qua. Vado a metterlo nel frigo. Quindi adesso andiamo a mettere 250 ml di panna, perché dobbiamo fare la panna montata, quindi la metto nella ciotola. Eccola qua e vado a montare la panna. Eh?
adesso andiamo a mettere 2 barattoli di yogurt al limone, ecco qua, mettiamo dentro alla ciotola. Poi ci andiamo a mettere 250 g di mascarpone di formaggio, ecco qua, così, 100 g di zucchero e vado a frullare. Mescoliamo il tutto, questo composto da tutta una bella mozzarella, amalgamiamo bene. Ecco fatto, adesso unisco la panna dentro al composto, ok? Buonazza sta panna, che mi piace la panna. Ecco fatto, no? E adesso cambiamo tutto. Ecco qua, ora vedete? Oh. Allora, ho versato la panna, tutto il composto qui dentro alla teglia mia, vedete? Ecco, e me la vado a stendere. Questa deve rimanere in frigo almeno 3 ore. Che si deve solidificare. Ok, facciamo, la livelliamo bene bene. Ecco qua, buonazza mia, no? A me datemi le cose con la panna che vado pazza, eppure non sono molto grossa, sono abbastanza, eppure mangio tutto io, mangio tutto e non ingrasso, è proprio costituzione mia così. Ecco fatto, adesso mettiamo tutto in frigo, amiche mie, e ci vediamo dopo, eh? No, c'è bello, no? Ecco, quindi, vedete? E me lo vado a mettere nel frigo, ci vediamo dopo, va bene? Quindi, amiche mie, ultimo passaggio. Quindi io adesso mi vado ad accendere la fiammella. Quindi qua ho messo 100 g di limone, 100 g di arancia, 15 g di amido, di mais, e 70 g di zucchero.
quindi andiamo a mescolare, perché questo si deve adesso addensare. Dobbiamo fare la parte finale di sopra, no? La gelatina che sta sopra. Quindi adesso io la vado a sciogliere, deve diventare bella una cremina, eh? Adesso vi faccio vedere. Faccio vedere cosa sto facendo. Vedete? Così. Questa è la parte di sopra del cheesecake. Questa adesso bisogna raffreddarla dopo e metterla sopra il cheesecake. La dobbiamo girare sempre così finché non diventa cremina. Eccola qua, vedete? La mia cremina si è addensata, eh? Deve uscire così, a cremina. Ecco, adesso la lasciamo un po' raffreddare e poi ci vediamo dopo, ok? Guardate che bella, ecco. Qua, eh? Quindi, vedete? La mia cremina, questa la dobbiamo mettere sopra. E lasciarla ancora in frigo, eh? Questo ovviamente si deve lasciare raffreddare un po', eh? Perché l'abbiamo fatta sul fuoco e quindi si deve ben raffreddare. Dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare. Eccola qua. Che meraviglia. Vai. Questa, amiche mie, è la prima volta che io la faccio, eh? Ed eccoci qua, amiche mie, eh? È giunto il momento di togliere il cerchio e la pentola. Ecco qua. Eccolo qua, signor cheesecake, buonissimo. Lo dobbiamo andare a mettere sulla pentola, eh? Guardate che bontà, eh? Questo bisogna adesso toglierlo. Ecco qua, lo mettiamo sul piatto, vedete? È uscito benissimo, eh?
Adesso ci prendiamo una fettina e vediamo com'è di sapore. Vediamo com'è. Che bontà, che bontà. Adesso me la vado a mangiare poco poco, Vedete che buona. Buonissima, il limone. Meravigliosa, buona. Questa è tutta, amiche mie, fatela, che è buonissima, eh? Il mio cheesecake al limone. Un bacio con tutto il cuore. Ciao. Ed ecco il mio cheesecake al limone, è uscito buonissimo. Buonissimo.